Molte fragilità, debolezze sono radicate nelle patologie del sistema economico-sociale. La pandemia le ha acuite e le ha per molti versi fatte crescere. Sono oltre 28.000 le persone che si sono rivolte ai servizi della Caritas tra il settembre del 2020 e l'aprile del 2021. Si tratta di oltre il 47% in più rispetto ai 9 mesi precedenti. È quanto emerge dal rapporto sulle povertà delle diocesi toscane per quanto riguarda il 2021. Altro dato fondamentale è che ad accedere ai servizi sono sempre più italiani, nuovi poveri e lavoratori fragili. Io credo che dobbiamo pensare questa pandemia non come un evento che ci lasceremo alle spalle, ma come ciò che ci ha detto e ciò che si sta portando dietro per agire naturalmente complessivamente come sistema paese, perché credo che la qualità e la ricchezza di un paese la si fa dando qualità di vita alle persone tutte in maniera più diffusa possibile. A pagare il dazio più pesante sono i più piccoli. L'esito di un'indagine di Caritas e uffici scolastici della Chiesa Toscana dice che per il 69% dei 581 insegnanti di religione intervistati, l'emergenza sanitaria ha aumentato le diseguaglianze. In questi mesi si è acuita un fenomeno, anche questo, che preesisteva alla pandemia, che è quello della povertà educativa, ossia dei minori, dei bambini che vivono situazioni di disagio perché vivono in famiglie che sono più fragili e più vulnerabili rispetto a quanto lo erano prima della pandemia.